Adesso, a proposito di new entry nella nostra squadra, l'anno scorso l'abbiamo avuto ospite diverse volte, la sua presenza un po' random, noi abbiamo cercato di aprire una finestra sull'arte, quest'anno ci siamo impegnati ad averlo qui attraverso anche lui dei video che ogni martedì ci darà per parlare d'arte, quest'oggi però è qui in carne ed ossa. Antonio Zimarino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Tutto bene? Sì. Tutto bene, tutto bene. Ho cominciato alla grande, diciamo. Sì, sì, siamo molto contenti anche per questa location del martedì, sì, che come dicevo, giocando un pochino, ci fa vestire i panni intellettuali, no? Come dire, cerchiamo di alzare un po' il livello culturale anche, no? La televisione non è che può essere sempre... Sai, delle volte più che alzare il livello culturale è portare la cultura. Portare la cultura, cioè, nel senso... farla scendere, riuscire no, perché poi a condividere, sembra come si voglia riempire la bocca e giocare veramente a fare gli intellettuali, ma in realtà abbiamo l'ambizione di rendere ciò che fa parte del mondo culturale un po' più familiare, esatto, a chi ci segue. Sì, sì. E tu sei un tassello importantissimo di questo, caro Antonio, perché l'arte, questa sconosciuta per molti di noi, io mi metto veramente nel calderone, è qualcosa spesso di inarrivabile, perché vorremmo avvicinarci all'arte, ma poi trovare chi ti accompagna, sì, sì, chi te la fa conoscere non è facile. E tu in questo sarai un po' il nostro caronte, il nostro traghettatore, no? Ci proviamo. In realtà delle volte non è proprio semplice, perché ci sono anche delle categorie da conoscere, eccetera. Però cercheremo in qualche modo di renderle familiari, accessibili, o perlomeno di dare la possibilità di incuriosirsi. Poi magari le persone completeranno da sé alcune cose, però già avere degli stimoli, delle idee, delle curiosità, apre moltissimo, diciamo, la possibilità che l'arte ha anche di... Certo. In qualche modo di far crescere, diciamo, anche la coscienza delle persone. E come lo faremo, Antonio? Ma abbiamo scelto questa forma del video, quindi faremo delle pillole in cui parleremo di alcune opere, scelte un po' a caso, tra alcune abbastanza conosciute, e cercheremo di spiegare perché giustamente sono conosciute, cioè spesso si vedono delle cose semplicemente per ripetizione, per interesse, uno dice sarà importante. Ma perché sono importanti veramente delle volte ci sfugge, quindi cercheremo un pochettino di approfondire, di dare qualche punto per provare a comprendere perché effettivamente quella cosa vale la pena conoscerla, insomma. Io ho dato per scontato naturalmente che chi ci si stia seguendo conosca Antonio Zimarino, ma vale sempre la pena ricordarlo e rinfrescare un po' la memoria, perché tu, Antonio, sei titolatissimo nel ruolo in cui, no, ti vediamo in queste pillole di Rete 8 Matinée, perché sei critico, studioso, docente, curatore d'arte, insomma sei sì un appassionato, una persona di grandissima competenza, ti dedichi all'arte praticamente da sé. Sì, sì, sono sempre stato molto interessato. Beh, racconto spesso questo episodio, è stata una rivelazione da bambino, se vogliamo, con dei bellissimi libri che aveva mia madre, molto rari al tempo, e vedevo queste immagini, per me erano affascinanti, quindi mi sono sempre sentito proiettato verso queste cose. Poi, chiaro, cominci a capire che veramente lì c'è un universo, c'è un mondo, ci sono... Il problema nostro è che siamo abituati a comunicare con la lingua, e la lingua offre tante possibilità, ma anche molti limiti. Delle volte le immagini riescono a dare dei saperi, delle conoscenze, degli impatti anche sintetici, così forti da essere ancora più coinvolgenti. Poi è chiaro che bisogna decifrare, bisogna smontare il linguaggio, bisogna entrarci dentro. È una scoperta continua, per cui sono continuamente curioso. E ultimamente ancora di più del contemporaneo, perché sì, accade con noi, quindi cercare di entrare nel contemporaneo significa un po' provare a capire chi siamo, che stiamo facendo, dove stiamo andando. E che a noi profani del campo artistico, devo dire che sembra la cosa più difficile, cioè muoversi nel contemporaneo, quindi saper distinguere un tentativo da un'opera d'arte non è facile, è lì che probabilmente la competenza aiuta, no, a muoversi. Sì, sì, ma guarda, c'è un concetto di base, in realtà l'arte contemporanea, se vogliamo, sono tutti tentativi, il problema è che ci sono buoni tentativi e tentativi... Per cui non possiamo dire una cosa come o cosa diventerà, però possiamo cercare di capire cosa ci dice adesso. Se quella cosa che può dirci funziona, resta, può essere condivisa,
allora è molto probabile che ce la ricorderemo a lungo e quindi andrà a costituire un pochettino della nostra cultura, della nostra identità. Quanto conta essere i primi nell'arte? Cioè, faccio un esempio, no? Oggi se uno prende una tela e ci fa uno spacco, però Fontana è stato il primo a farlo. Sì. E quanto questo nell'arte conta? Ma conta molto perché effettivamente c'è la novità, l'intuizione che quell'artista ha avuto che si traduce in quell'aspetto, in quella forma. Però delle volte anche ripercorrere alcune strade può essere una cosa molto interessante. Per esempio è chiaro che da Fontana in poi sono nate tante altre cose. L'idea del gesto, della performance, l'idea della superare i confini della tela. Insomma, da lì in poi si aprono strade. Quindi in realtà ogni intuizione che parte magari da un personaggio, da un artista, può aprire veramente decine di percorsi, può incuriosire, può... Può essere l'anello, il primo anello di una lunga catena. Poi ci sono le persone che vengono dopo che ragionano, che insomma ogni opera, anche nel suo diciamo significato, può veramente essere l'apertura di altro. Quindi è chiaro che Fontana ha fatto una cosa importantissima, ma da quella strada ne sono nate 10.000 altre. E è così un po' per la cultura. Siamo fatti così, cioè non esiste una cosa uguale a se stessa, esiste la rilettura, la comprensione, l'approfondimento, sono queste le strade che aprono in un certo senso la mente, più che diciamo ripetere, no? Perché la ripetizione è un po' riconoscere cose che già sappiamo e quindi non porta nulla di nuovo. Invece la novità, la curiosità, l'apertura, la possibilità, queste sono le cose che veramente animano l'arte contemporanea noi nella sua forma migliore. Noi italiani, Antonio, in campo artistico siamo sempre stati, no? Grandissimi, sì, sì. Abbiamo avuto grandissime figure e personalità. Certo. Lo siamo ancora? Siamo ancora capaci di sfornarne? Secondo me sì. Il problema, qui andiamo su campi abbastanza complessi, perché nell'arte contemporanea funziona molto anche la sua comunicazione, la sua distribuzione. E manca tanto in Italia. In Italia sì. In Italia abbiamo degli ambienti un po' ristretti, diciamo che Anche muovono... poco collaborativi, esatto, si fa poco... Esatto. Faccio un esempio, Pescara c'ha una vitalità ultimamente stupenda, ci sono gallerie eccetera eccetera, però il coordinarsi, che potrebbe essere veramente un elemento in più per ciascuno, per diffondere meglio le proprie capacità, le proprie iniziative, e qui siamo ancora parecchio indietro, cioè non riusciamo a coordinarci bene per far sì che tutti abbiano il giusto ruolo e il giusto riconoscimento per gli sforzi che effettivamente parlavi del nostro territorio, nel resto d'Italia invece si fa? Si fa veramente. Tanto, cioè la vitalità creativa è enorme e soprattutto direi anche nei periodi di grosse difficoltà economiche e sociali c'è, ritorna forte il desiderio di capire, di approfondire. E, in Italia si fa molto, però paghiamo un pochettino questo sistema molto selettivo, un po' indirizzato sulle ragioni del mercato più che sulle ragioni della cultura. Ecco, questo è un po' il problema. Sì, un po' lo paghiamo questo prezzo. E poi cioè il considerare artista colui che appunto più vende e meno artista colui che non vende, purtroppo è un gioco al massacro nel quale cadiamo, perché così non valorizziamo chi invece potrebbe cambiare un po' lo stato dell'arte. Però. Difatti avere una formazione, una conoscenza della cultura artistica aiuterebbe a distinguere, no? In fondo critica vuol dire, al greco crino, no? Decidere, scegliere tra. La critica non è quella che dice bene o male, sì. La critica è quella che cerca di farci capire il senso di una cosa piuttosto che un'altra, quello aiuterebbe molto. E questa è una grande responsabilità per voi critici, tu la senti questa responsabilità? Moltissimo, moltissimo. E, delle volte anche una scelta può essere un gesto critico, esporre un autore piuttosto che un altro è un atto di critica, no? Per mettere in evidenza una cosa, quindi bisogna stare molto attenti e bisogna essere modesti, cioè dire immediatamente che questa è un'opera d'arte... È difficile. Invece bisogna proprio avere la capacità di mettere in gioco le cose, di farle confrontare tra loro. Crino appunto è confronto tra le cose. È un lavoro paziente. Molto paziente. Nell'ambito dell'arte, paziente e difficile. Difficile anche perché, sai, delle volte ha più successo, no? L'immagine, l'imposizione, la decisione, quindi sembra, no? Che uno ti dica una verità. Invece le verità
di questi anche tempi. Anche la musica funziona molto così. Tu tra l'altro sei un appassionato di grande musica. Appassionato. Jazz soprattutto, se ricordo bene. Sì, sì, sì. Abbiamo avuto Lucio Fumo oggi. L'ho visto, qui. Un maestro. Capito? Ma deve tornare perché sì, io la sua storia la voglio stupenda, sentire stupenda. Narrato dalla sua veramente bocca. Bella. Loro hanno fatto nascere il jazz a Pescara, sì, già dagli anni 60, sai? Certo, quindi certo, facevano delle cose folli, certo, per il tempo, veramente certo, geniali. Nella musica, dicevo, funziona molto così, come nell'arte, sì, in generale, sì, perché chi è più promosso, chi ha dietro, certo, maggiori... Nella musica forse, ti dirò paradossalmente, ci sono alcuni aspetti anche più semplici, cioè? Perché è possibile tramite il web avere anche delle nicchie, delle possibilità di fusare, ma l'opera d'arte la devi vivere, la devi vedere, questa quindi la musica... È vero che, quindi vero, hai dei margini forse in più rispetto, diciamo, alle arti visive, però anche subisce vero, molta pressione anche di queste, diciamo, distribuzioni, organizzazioni o promozioni, anche la musica subisce molto. Prima di lasciarti andare, Antonio, non voglio far passare inosservato il fatto che tu sei un docente, tu l'arte la insegni davvero, quindi vi rendete conto che privilegio sarà avere settimanalmente queste pillole di cultura, d'arte spiegata, raccontata, introdotta proprio da Antonio Zimarino, un'occasione veramente importante della quale io ti ringrazio fortemente, metti al servizio Spero davvero... di essere all'altezza. Ma ci mancherebbe, metti al servizio la tua conoscenza, il tuo know-how, il tuo tempo, e questo mi porta a inchinarmi. Davvero ti ringrazio, Antonio, pubblicamente e anticipatamente, come dire, lo farò più e più volte. Però dicevo, tu sei appunto un docente. Sì. Ecco, quanto cogli nei giovani di oggi, nei ragazzi che incontri quotidianamente, curiosità, interesse, spazio per l'arte, quanta fatica fa invece a entrarci, entrare, guarda, nelle loro curiosità? Con i ragazzi, in realtà, come sono i ragazzi, naturalmente hanno la loro curiosità, ma anche hanno le loro diffidenze. Quindi il problema del linguaggio, il problema del rapporto, della relazione è primario nell'insegnamento, per cui puoi anche fare un testo di latino difficile, ma se quel testo di latino contiene delle cose che ti toccano, funziona. Cioè, nel senso che la cosa importante è costruire questo rapporto di fiducia in cui l'insegnante non è il giudice di qualcosa, ma è semplicemente un facilitatore, se vogliamo, di conoscenza di cose che sono molto utili alla persona, a costruire un senso alle relazioni sociali, un senso... Qui i ragazzi queste cose sono sensibili, ne hanno bisogno, lo desiderano, e tutto sta, diciamo, credo che un docente possa dire di essere, non dico bravo, ma di provarci a esserlo, quando riesce a costruire questo rapporto di fiducia. E toccare quindi... le corde emotive, questo è non un po' il emotive, segreto. Non sono emotive, ma la fiducia, cioè... devono sapere che un docente, o come dovrebbe essere anche così forse per il critico d'arte, non vende un prodotto, certo, aiuta è la a costruire, credibilità, la credibilità, aiuta a costruire ragionamenti, personalità e autonomia. Questa è la cosa, secondo me, più bella che si possa fare. I ragazzi se ne accorgono se tu sei così. Io non vedo l'ora di ascoltarti, vivremo queste pillole, proverò a farne parte in maniera silente, come dire, porterò solo un po' di curiosità al servizio di tutto quello che tu, ma guarda, ci vorrai in realtà raccontare. La domanda è la vera questione, cioè quando sì, la domanda è giusta permette di innescare in chi magari conosce qualcosa in più dei significati o delle cose migliori, quindi la domanda è la chiave di tutto, certo, non tanto la spiegazione. Certo. Quando la domanda che ti permette di dire ciò che veramente ha un senso. Sono assolutamente d'accordo. Antonio, io ti ringrazio. Dunque l'appuntamento è per tutti i martedì qui a Rete 8 Matinè con le pillole d'arte di Antonio Zimarino. Va bene, grazie, grazie a voi. Grazie davvero. Adesso ci fermiamo un attimo e